Eccoci con Camilla Rosatello, wild card in tabellone all'Internazionale Biennale d'Italia. Camilla, te la dico semplice, è il giorno più bello della tua vita? Sì, senza se, senza ma, è il giorno più bello della mia vita. Non iniziato, diciamo, il tabellone, non ci speravo neanche, era un grandissimo sogno, però l'obiettivo principale era quello di arrivare ottenere la wild card nelle qualificazioni. Poi una volta lì vuoi mollare? No, ci proviamo. Ci ho provato fino alla fine con le unghie e con i denti e sono riuscita a portarla a casa e sono veramente felice, senza parole. Ci ha provato fino alla fine, hai vinto due match contro testa di serie numero 1 e 2 dopo aver perso bandiera netta il primo set. Che partite sono state queste due? Un po' ironicamente a me piace iniziare a giocare al secondo, però in realtà no. In realtà ho iniziato subito bene. Però giocavo troppo lontana dal campo e le davo sempre occasione di mettere i piedi a lei dentro il campo. E poi nel secondo ho messo di nuovo i piedi più dentro il campo. Oggi era più un blocco di tensione, anche di nuovo che ero troppo lontana, però oggi più che altro era un grande blocco di tensione. Poi una volta ho detto vabbè Cami, gioca libera e sono riuscita a esprimermi al meglio. Sei giovane, hai ottenuto già ottimi risultati, ma questa può essere davvero la svolta della tua carriera a livello alto, altissimo? Incrociando le dita spero veramente di sì, perché sto ottenendo una consapevolezza diversa in campo, sono ancora un po' pazza, però meno rispetto a prima, riesco a gestire meglio alcuni momenti e quindi ci lavoro tutti i giorni, insomma, per arrivare all'obiettivo principale, che è arrivare nei primi 100, poi di lì si vedrà dove mi porterà il mio livello. L'ultima, adesso c'è un'avversaria, in particolare un campo sul quale sogni di giocare questo primo turno del Mendrew? Beh, come ho detto, questo è uno dei campi più belli, penso, del mondo, uno degli stadi più belli, quindi oggi mi ha dato grande emozione perché a mia sorpresa avevo un grande tifo e quindi spero di poter giocare qui sopra di nuovo e sì, questo è il mio più grande sogno. In bocca al lupo. Crepi, grazie.